Le parole contano. Contano? Che significa? Contano perché quando le cerchi spesso non le trovi, o almeno credi di non trovare quelle giuste. Sì, ma dove posso trovarle? Qui. Ma lo sai che quando ero piccola, da grande, volevo diventare un libro? Un libro? Ma che dici? Ma sì, perché sin da piccola i momenti più belli che ho trascorso senza averli vissuti sono quelli che ho passato in compagnia del mio libro preferito. Ma sai che hai ragione? Anzi, sai che ti dico? I libri che più mi lasciano senza fiato sono quelli che quando hai finito di leggerli vorresti che l'autore fosse tuo amico per la pelle, soltanto per poterlo chiamare a telefono tutte le volte che ti gira. Allora vorresti dire che al di fuori del cane il libro è il miglior amico dell'uomo? Sì, ma al di fuori del cane, perché dentro al cane è un po' troppo scuro per leggere. Sai, ci sono crimini peggiori del bruciare i libri. Uno di questi è non leggerli. Appunto, le parole contano. Noi di A Voce Alta e dello spazio libreria La Terza Agorà ci sforziamo proprio di fare questo, di raccontare ai ragazzi, quelli che non leggono, quelli che non vanno a teatro, quello del centro, quelli dei licei, quelli delle periferie, che le parole sono molto importanti, le parole dei libri li facciamo incontrare con gli autori, li portiamo dagli autori e portiamo gli autori da loro, quelli del teatro li portiamo a teatro e li facciamo incontrare con chi il teatro lo fa, lo soffre, lo recita, sperando che quelle parole dei libri e del teatro li convincano che parlare bene e leggere bene serve a pensare bene, aiuta a pensare bene e forse, perché no, anche a vivere meglio. Ma a che cosa serve un libro? Un libro serve a scrivere, serve a scrivere, a leggere, a disegnare. Un libro serve a scrivere quel che è scritto e a leggere quel che è scritto. Serve a disegnare animali, alberi, pesci, posacenere, libri, uomini, bambini. A disegnare tutto ciò che si vede, a contare anche, a segnare cifre, a raccontare storie. Un libro serve a raccontare storie. La storia del gufo, la storia della montagna scavata e della foresta coi lupi. Serve a fare il cielo, a fare il sole, a fare una camicia, a fare un vaso di fiori e anche una sigaretta. Si disegna un libro, si colora, si disegnano case, si disegnano salamandre e lumache. Un libro si può fare per dritto e poi per rovescio. Si può farlo con i gessi, con i pennelli, anche con i fiammiferi. E con pagliuzze, con foglie, con capelli, con dell'erba e con dei pezzetti di legno. Un libro si può incollare e si può ritagliare con le forbici. Un libro può essere una scatola. Serve a ricordare anche, sì, serve a scarabocchiare, a nascondere le cose perché gli altri non le trovino. Serve anche per mandare lettere e per metterci le lettere e le cartoline dopo che il postino le ha portate. Un libro serve ad attaccare fotografie. Un libro serve per metterci quel che si è sognato stanotte. E quando uno proprio ci si è divertito, ma tanto, tanto, e allora un libro serve anche per essere gettato da qualche parte. Le parole contano, la lettura e il teatro fanno vivere molte vite. Sostenete il nostro progetto!